I lavori relativi al primo lotto, stralcio A, a Nocera Inferiore, hanno consentito di eliminare 10 scarichi in ambiente e portare a depurazione i reflui di circa 15.000 abitanti. Saranno completati a fine anno, invece, gli interventi relativi al primo lotto, stralcio B. Consentiranno di eliminare 6 scarichi nei torrenti Cavaiole e Solofrana, di cui due già chiusi, e di portare a depurazione i reflui di 8.500 abitanti, di cui 1.400 già collettati. Sono solo alcuni dei numeri del progetto Energie per il Sarno. Il territorio dell'agro nocerino sarnese rappresenta una delle aree centrali nell'ambito del programma di investimenti che presenta ambiziosi traguardi di risanamento ambientale e che vede come parte attiva Regione Campania, Ente Idrico Campano e GORI. Entro il dicembre 2023 noi chiuderemo altri 16 scarichi in ambiente in questa zona che interessa Nocera Inferiore, San Valentino Torio e anche San Marzano, perché noi siamo un attimo al confine qui. Più in generale noi confidiamo di completare il risanamento per il Sarno, del Sarno entro il 2025. Come da impegno preso. Non dobbiamo dimenticare che la Regione Campania ha investito 220 milioni di euro, ha dato a noi 220 milioni di euro come GORI per l'effettuazione di questi lavori e ovviamente noi siamo estremamente impegnati. Si tratta naturalmente di un'opera che comporterà per gli abitanti, le popolazioni residenti, evidenti benefici sia in termini di efficientamento della rete, sia in termini ovviamente di vivibilità dell'ambiente, perché con un Sarno pulito verranno meno anche molte problematiche degli allagamenti e molte problematiche collegate a siti maleodoranti. È veramente una situazione in divenire estremamente interessante e infine poi tutta la fascia costiera sorrentina beneficerà di questi interventi perché sarà interamente balneabile. Un punto nodale di tutto il progetto che noi abbiamo messo in campo di risanamento dell'intera area del bacino idrografico del Sarno. Fosso Imperatore ha rappresentato per me la preoccupazione dei primi anni di attività all'EIC. Programmare questa attività non è stato semplice, lo abbiamo fatto di concerto con la Regione Campania, con GORI, con le amministrazioni comunali interessate. È uno snodo vitale per collettare i reflui urbani di San Valentino, della parte di Nocera che scarica qui, di Pagani, ma soprattutto per dare certezza anche ai tanti operatori economici del territorio che lavorano in quest'area e che avranno un servizio idrico integrato, efficace, efficiente ed economico a partire dalla fine dei lavori. Per il 2025 si riusciranno a mantenere gli impegni importanti presi? Sicuramente, anche perché il programma va avanti secondo il piano. Ad oggi abbiamo già chiuso 31 scarichi dei 113. Gli interventi che vedremo nella giornata di oggi sono ulteriori interventi importanti. La chiusura del canale San Tommaso, che rappresentava il 30% del carico inquinante. Diciamo che l'obiettivo e il risultato previsto per il 2025 è alla portata, anche perché oggi abbiamo quasi 35 cantieri in corso su tutto il territorio. Il nostro obiettivo principale è certamente quello di rispettare i tempi che ci siamo prefissati e quindi la bonifica integrale del bacino idrografico del fiume Sarno per il 2025 e quindi la balneabilità della costa. Ma l'obiettivo ulteriore, che secondo me è altrettanto importante, è quello di fare di questo grande successo, un successo non della Regione Campania, non dell'Ente Idrico Campano, non della GORI, ma di tutte queste comunità. E quindi anche il sopralluogo di oggi cerca di coinvolgere le comunità locali per fare in modo che venga compresa la realtà del lavoro che stiamo facendo e fare in modo che l'impatto dell'opera che stiamo facendo ricada in maniera fortissima, sia economicamente ma anche socialmente sulle comunità che ci stanno ospitando. Non si può bonificare il fiume Sarno solo con le opere, si bonifica il fiume Sarno con i comportamenti, lavorando insieme alla gente, facendo capire che il lavoro che stiamo facendo è un lavoro che è utile per la collettività e per il nostro futuro.